classe lavoratrice per i propri interessi presenti e futuri può e deve solo organizzarsi all'interno di un partito di classe rivoluzionario. Qual è il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista che ho l'onore di rappresentare, il cui obiettivo è distruggere il capitalismo e costruire il socialismo, togliere il potere alla classe padronale e consegnarlo nelle mani del mondo del lavoro per costruire una nuova civiltà sociale, la civiltà socialista, la civiltà della liberazione dell'uomo dal soggiogamento degli interessi dei potenti capitalisti ed imperialisti. La crisi che stiamo vivendo in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, anche drammaticamente, una crisi che affama il proletariato di tutti i paesi del mondo e in modo particolare dei paesi più poveri. È una crisi del sistema capitalistico. È una crisi, possiamo dire, voluta dallo stesso sistema finanziario, bancario del capitalismo per poter realizzare sempre sulle spalle dei popoli, dei lavoratori, maggiori profitti, maggiore ricchezza. E poi il capitalismo è un sistema di crisi perpetue fin quando esisterà. Sono le crisi di sovrapproduzione, nel senso che le industrie, gli agrari producono molto di più di quanto il loro libero e miserabile mercato riesce ad assorbire. Perché? Non perché la maggiore produzione non serva a soddisfare i maggiori bisogni dei popoli, ma perché i popoli non possono acquistare quelle merci per la povertà, i bassi salari e stipendi che su di loro ingombono. E dunque la crisi di sovrapproduzione. Sono crisi che alla fine, non sappiamo quando, porterà all'implosione, alla caduta definitiva di questo sistema, perché queste crisi bloccano lo sviluppo delle forze produttive, mentre da una parte ci sono milioni di uomini che non hanno lavoro, che muoiono di fame, che non possono produrre, dall'altra parte c'è tanto bisogno di nuove merci, di nuovi strumenti di vita, in modo particolare i popoli dei paesi sottosviluppati, ma che non possono acquistare, non possono neppure loro produrre perché non hanno le possibilità economiche. Allora, prima o dopo, cari compagni, cari lavoratori, questo sistema imploderà e scomparirà definitivamente. Non facciamoci ingannare da chi vuole farci intendere che il sistema capitalistico sia insostituibile, sia eterno. Non è vero. Nessun sistema economico è, nessun sistema economico capitalistico è eterno. Come è caduto il sistema schiavistico, come è caduto il sistema feudale, così crollerà prima o dopo anche quello capitalistico. E questo dipenderà anche
dall'organizzazione, dalla volontà soggettiva, dall'impegno soggettivo che le masse lavoratrici metteranno in questo lavoro affinché questo sistema di inciviltà cada al più presto possibile. Oggi in Italia, sul piano politico, il centrodestra è uguale al centro-sinistra, sono due schieramenti, ambedue sostenitori degli interessi del potere borghese e capitalistico. Nessuno dei due schieramenti difende gli interessi della classe lavoratrice sfruttata e umiliata dalla classe padronale. Anche in Italia, come negli altri paesi, c'è bisogno che cresca il partito della rivoluzione per avvicinare il tempo in cui la classe lavoratrice italiana possa conquistare il suo potere e avviare la costruzione della sua società. È triste, purtroppo, osservare come in questi mesi tanti lavoratori di fabbriche, impiegati, dipendenti, insegnanti della scuola si battono per conservare o per avere un posto di lavoro, però non si spingono a intravedere qual è la strada per uscire da questa situazione di disagio sociale. I problemi, questi problemi, i problemi del lavoro, della precarietà del lavoro, della disoccupazione, della miseria popolare, i problemi della guerra non possono essere risolti all'interno di questo sistema, cari cittadini. Solo costruendo un ordine sociale nuovo, non più basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, non più legato all'accumulo di profitti da parte della classe padronale, è possibile risolvere questi problemi per noi, ma in modo particolare per le nuove generazioni. Su questo occorre riflettere, questo occorre capire, per fare un salto di qualità nell'organizzazione e nella lotta, per mettere veramente paura. È in crisi questo potere politico, il potere politico di Silvio Berlusconi, di Pierluigi Bersani, dei falsi comunisti come Vendola, Ferrero ed altri. Chi si muove per rimanere all'interno di questo sistema e gestirlo peggio ancora, non aiuta la classe lavoratrice a uscire dai bisogni di oggi. C'è bisogno che la classe lavoratrice torni a organizzarsi su un terreno di classe, torni a lottare, lotta di classe, non lotta di compromissione col potere politico e col potere padronale, come fa il centrosinistra e come fanno tutti i sindacati di regime. Si può lottare solo con un vero e coerente partito di classe e rivoluzionario. Si può combattere solo all'interno di un'organizzazione sindacale che sia di classe e che anch'essa affianchi la lotta